Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con nuova pillola di diritto penale. La sentenza che ho piacere ad analizzare con voi oggi riaccende i riflettori su un tema particolarmente caldo e sentito in ambito penale tributario. Sto parlando della sentenza numero 34.551 del 2023, con cui la terza sezione penale è tornata a pronunciarsi sulla questione, dibattuta in giurisprudenza, se ed entro quali limiti la delega a operare su un conto corrente intestato ad altri, solitamente un familiare, legittimi o meno il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme ivi depositate. In particolare, nel caso di specie, ci troviamo nell'ambito di un procedimento per un reato fiscale contestato all'amministratore di una società. E nell'ambito di questo procedimento era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del conto corrente intestato alla moglie dell'indagato, la quale, dopo aver presentato istanza di restituzione sia al GIP che al tribunale e vedendosela rigettata, era ricorsa per Cassazione, sottolineando come era pur vero che il marito avesse la delega a operare sul conto corrente, ma in primis loro erano in regime di separazione dei beni. In secondo luogo, ella era completamente estranea al reato e sottolineava poi come sul conto corrente fossero nel tempo state depositate delle somme ricavate dalla vendita di un immobile che era esclusivamente a lei intestato. Aggiungeva anche che era pur vero che unitamente al deposito di quelle somme anche il marito aveva provveduto a delle movimentazioni sul conto corrente, ma erano tutte funzionali soltanto ad adempiere al pagamento delle spese familiari. Ecco, come vi anticipavo, la sentenza riapre i riflettori, riaccende i riflettori su un tema particolarmente sentito, che ruota tutto attorno all'interpretazione della norma di quell'articolo 12 bis del decreto legislativo 74/2000, che vado subito a leggervi perché testualmente stabilisce che nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444, ovvero in caso di patteggiamento, per uno dei reati penali tributari previsti dal decreto, beh, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, ovvero quando questa ablazione diretta non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo e profitto. Capiamo subito che dunque la risoluzione della questione ruota proprio attorno al concetto di disponibilità. Beh, nel tempo la Cassazione vi ha attribuito un significato non come proprietà sul bene, ma più paragonabile al possesso, alla signoria di fatto sul bene, in forza del quale il soggetto che ha la disponibilità può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego, il godimento del bene stesso. E indipendentemente dal fatto che nonostante questo possesso, il potere dispositivo venga poi in concreto esercitato attraverso terzi. Alla luce di questa interpretazione del concetto di disponibilità, tuttavia, la Cassazione si è divisa in merito alla risposta al quesito che ora ci interessa. Infatti, abbiamo un indirizzo molto rigoroso che dice che nel caso di delega incondizionata a operare sul conto corrente intestato a altri, la delega stessa è assimilabile al concetto di disponibilità richiesto dal legislatore e quindi già di per sé legittima al sequestro. Infatti ci dice colui il delegato può prelevare le somme disponibili sul conto corrente, salvo poi ovviamente il dovere di rendicontazione e di restituzione nei confronti del titolare del conto. Ma questo, ci dice la giurisprudenza pericolosa, non rileva ai fini di legittimare il sequestro. Abbiamo invece un indirizzo più garantista, il quale dice che sì, se è pur vero appunto che alla luce della delega il soggetto ha la disponibilità del conto, però prima di procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, beh, il giudice è chiamato ad accertare se in concreto il delegato abbia operato su quel conto o meno. Sebbene la ricostruzione di questo indirizzo giurisprudenziale è particolarmente utile
per gli operatori del diritto, per la risoluzione del caso di specie, la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto di non dover aderire a una o all'altra tesi. Perché? Perché anche aderendo alla tesi più garantista, ha rilevato come nel caso di specie fossero stati proprio accertati dei prelievi, delle movimentazioni sul conto corrente a opera del delegato indagato. E quindi proprio in virtù di questo ha ritenuto di rigettare il ricorso da parte della ricorrente. E sperando che anche questa videopillola e questo approfondimento sia stato di vostro interesse, io vi saluto e ci rivediamo alla prossima. Buon pomeriggio a tutti.